Allora, parlare di sviluppo in questa situazione in cui ci troviamo, io penso è molto difficile. Noi di opportunità ne abbiamo avute tante dall'Italia, non le abbiamo sfruttate e le abbiamo snobbate. Fin dal 1998, quando ci ha accerchiato la Guardia di Finanza, e non abbiamo fatto niente, anzi, picche, abbiamo continuato sulla nostra strada. Arriviamo poi al 2006, quando era pronta la firma per l'accordo, il ministro degli esteri Fini era pronto a venire a San Marino a firmare l'accordo, l'abbiamo fermato. E allora io dico, non abbiamo noi firmato un accordo che era essenziale, cosa doveva fare l'Italia? L'Italia ha fatto quello che un paese normale fa nei confronti di uno Stato che vuol fare quello che vuole e non vuole collaborare con lo Stato più grande che è l'Italia. Quindi ci ha messo in blacklist, ci ha massacrato, perché questa è la realtà dei fatti, e se guardiamo quello che è successo ad oggi, ha firmato un accordo, però lo deve ancora ratificare, quindi si tiene ancora per i cosiddetti. E allora cosa dobbiamo fare noi di San Marino? O seguiamo la strada, come dicevano i nostri colleghi, della trasparenza, però quella da sola non basta, ma ci vuole l'efficienza. Cioè noi, la trasparenza deve essere vera, signore, perché quando dall'Italia arrivano delle indagini, che ormai non le contiamo neanche più quante sono, Criminal Mind, Black Hawk, Vulcano, Staffa, tutte dall'Italia partono queste indagini e colpiscono membri della nostra comunità. A San Marino cosa succede? Nulla. C'è qualcuno in galera per caso per queste indagini? A San Marino c'è qualcuno? È stata avviata un'indagine a San Marino per questi fatti, che per l'Italia sono fatti pericolosi. Nessuna indagine c'è. Tutto tace. E allora vi dico, finché il tribunale nostro non ci darà quello che è la certezza del diritto, la certezza dei diritti, noi non siamo liberi di fare niente. Questa è la verità. La verità è che il tribunale è controllato dalla politica. Bravo. Bravo. E quindi non ci si potrà mai, mai avere la certezza del diritto in sotto questo aspetto. Allora cosa bisogna fare? Bisogna che il tribunale si svincoli, bisogna fare una riforma concreta e il presidente del tribunale, come in degli altri stati, molti stati democratici, deve essere eletto dal popolo. Questa è la verità, perché solo e deve avere delle responsabilità e pagare se sbaglia, perché qui molte persone che sono a capo delle istituzioni non pagano se sbagliano, pagano gli altri. E lo dice uno che lo sa bene. Questa è la verità. Perché qui è stato portato a capo delle istituzioni persone che non hanno fatto il loro dovere. Prendiamo per esempio Banca Centrale. Lo so che non sto parlando di sviluppo, lo so, però lo sviluppo è alla base dello sviluppo, ci vogliono le regole. E se non ci sono le regole non c'è nessun sviluppo. Noi signori, agli investitori italiani che sono venuti a San Marino, gli abbiamo fatto pagare le società. In altri paesi, e non dobbiamo sempre prendere per esempio l'Italia, ma in altri paesi vi dico, le società non si pagano. Se uno ha i requisiti, la fa, va in tribunale, la omologa ed è pronto a partire. Quindi però ci vuole efficienza. Noi dobbiamo mettere, non,
dobbiamo più permettere che un eventuale investitore venga. Scusa, ma ti devo interrompere.